data importantissima, una data che ha stabilito nuove frontiere del nostro paese. Dopo 20 anni di fascismo, di nazismo e fascismo poi, con la resistenza, con la lotta di liberazione, con il popolo antifascista d'Italia, ha permesso oggi di goderne quei benefici, di aver dato la Repubblica, la Costituzione, che è l'asse portante della nostra vita sociale e politica. Io qui mi sento proprio nel cuore di ringraziare tutte le associazioni di Lesmo che rappresentano l'unità d'Italia, l'unità del paese di Lesmo, ma va oltre. Quando leggiamo sui nostri volantini la presenza e la sensibilità di tutte le nostre associazioni. Questo è sempre a favore anche dei cittadini delle varie generazioni e per i giovani, un appello ai giovani di tenerne sempre conto della storia del nostro paese. 152 anni fa l'unità d'Italia, oggi il 68esimo della liberazione. Un saluto a tutti. Grazie. Tutti a tutte, buon 25 aprile. Sono qui con Ilaria, che è una ragazza di 18 anni, perché vorrei nel mio brevissimo intervento rivolgermi in modo particolare ai ragazzi e alle ragazze, giovani, giovanissimi, ai bambini e agli adolescenti che sono presenti su questa piazza, perché loro è il futuro, perché loro è il 25 aprile, perché loro è il destino di questa nostra Italia. Allora vorrei raccontare a questi giovani e naturalmente anche a tutti gli adulti presenti, ricordare una vecchia canzone che forse molti non ricordano più, che non si canta più tanto spesso, ma che ha un testo, magari la conosciamo a memoria e non ci riflettiamo, ha un testo che è straordinariamente attuale e che va attualizzato, che va raccontato alle giovani generazioni. Resistere ieri contro il nazifascismo, continuare a resistere oggi, anche attraverso i versi di una canzone che Ilaria ci racconta verso per verso. Una mattina mi sono svegliato. Quando ci svegliamo la mattina, la giornata ce l'abbiamo davanti, piena di novità, piena di cose belle, piena di cose da fare. Al risveglio tutto sembra nuovo, al risveglio tutto sembra bianco, candido, immacolato, come il lenzuolo del quale ci liberiamo. Così, credo, doveva apparire l'Italia in quelle straordinarie mattine del 25 aprile. Un'Italia nuova, un'Italia da rifare completamente, un'Italia cambiata e da cambiare. Noi dobbiamo recuperare questo senso del risveglio. Non dobbiamo pensare che tutto sia finito, non dobbiamo pensare che la corruzione, il malaffare diventino una routine. L'Italia può essere nuova. Noi domani mattina, e anzi anche questa mattina, ci siamo svegliati e abbiamo trovato un mondo da cambiare, un'Italia ancora da cambiare. Quest'idea del nuovo da fare, del risveglio, si ripete tutti i giorni quando nasce un bambino, quando un bambino diventa grande, quando una ragazza o un ragazzo diventano maggiorenni e acquisiscono tutti i diritti e doveri degli adulti. Proviamo allora a pensare alla resistenza oggi come a un'Italia immacolata, bianca, vergine, che riscopriamo ogni mattina, ce l'abbiamo davanti, possiamo cambiarla, possiamo contribuire a renderla migliore come è iniziato tanti anni fa attraverso la resistenza. E tutti quelli che passeranno ti diranno: che bel fiore. Che bel fiore. La lotta partigiana è stata una lotta per la bellezza, perché possiamo crescere circondati di cose belle. Oggi vuol dire lottare perché la bellezza sia un patrimonio di tutti, perché tutti i bambini, i ragazzi, possano godere dell'arte, delle bellezze naturali, delle bellezze culturali. Significa lottare perché ogni cultura abbia cittadinanza nel nostro territorio, perché l'amico albanese, senegalese, rom ci regali un pezzo della sua cultura, ci faccia crescere nelle differenze. Noi abbiamo imparato che non esiste la cultura, per fortuna. Esistono 7 miliardi di culture. E allora la lotta oggi per la resistenza è capire che l'immigrazione ci porta cultura, modo di vivere,
piatti da assaggiare, nuove forme d'arte, nuovi linguaggi che possono soltanto arricchire tutti, noi e quelli che vengono. E che un bambino che ha per 5 anni come compagno di banco un compagno che si chiama Mohamed o una compagna che si chiama Qian Ling non fa nient'altro che arricchire la sua esperienza del mondo, arricchire il suo modo di imparare quello che impara, condividere la cultura. La lotta partigiana è stata una lotta contro l'egoismo, perché tutto fosse di tutti, ma proprio di tutti, senza confini, nemmeno quelli giusti e legittimi tracciati attorno ad una nazione o un continente. Oggi in Italia si celebra il 68° anniversario della liberazione dal regime fascista e dalle truppe naziste. È una festa di pace, di libertà, di unità nazionale. In 68 anni tutto è stato detto sul 25 aprile. Migliaia di discorsi hanno commentato e ricordato i nostri partigiani morti per la libertà, celebrando i valori della resistenza. Molti ormai ritengono che il 25 aprile sia retorica, perché molti anni sono passati da quando venne proclamata la liberazione dal fascismo. Negli anni scorsi abbiamo anche assistito al tentativo di svuotare questa festa dal suo vero significato, per far diventare il 25 aprile terra di nessuno. È un momento di ricordo collettivo che bisogna assolutamente conservare, per ricordare alle nuove generazioni quanti sacrifici umani ci sono stati per far sì che non si debba più soffrire le atrocità della guerra e delle persecuzioni. Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti per la commemorazione importantissima del 25 aprile, ringrazio le autorità, il sindaco di Camparata. Ho notato la presenza di Carlo Colombo, mi fa molto piacere, consigliere dell'opposizione, e credo sia in rappresentanza delle liste di opposizione, e lo ringrazio. E, inizio il mio discorso. Quello che mi ha preceduto è ben più incisivo e importante di quel poco che mi sono impegnato a scrivere io, però lo sopporterete perché vi tocca. Dunque, cari concittadini, a distanza di 68 anni siamo a commemorare coloro che soli, dalla parte dei giusti, combatterono un'impari lotta contro la tirannia nazifascista, conquistandoci la libertà. Nel corso degli ultimi anni ho avuto l'impressione che il sentimento di gratitudine nei confronti dei martiri sacrificatisi per la libertà della nostra amata patria si sia affievolito, tanto da consentire sempre più insistentemente l'affacciarsi del rigurgito, ovvero di quello che con senso di falso pudore viene definito dai ben pensanti revisionismo, che altro non è che il pervicace e sistematico tentativo di stravolgere la questione del vero merito. Il merito che dobbiamo a persone eroiche, in realtà molto poche rispetto all'allora platea di fanatici del regime, di consenzienti e di asserviti al fascismo, che seppero riconoscere il bene dal male per l'Italia, che da prima precipitata nella dittatura che portò le leggi razziali del 38, fu successivamente trascinata, causa ne furono sia la frustrata mediocrità dei governanti, che la pavidità ed insipienza del sovrano, in una guerra di aggressione di altri popoli. Quindi dall'8 settembre 43 il massacro della guerra civile, che contrappose fratelli a fratelli, gli uni schierati in nero a sostenere la Repubblica di Salò, nulla più di un governo fantoccio dell'occupatore nazista, gli altri, coloro che stiamo celebrando, schierati per convinzione e tesi nelle loro differenti connotazioni politiche alla conquista della libertà nazionale. È di questi giorni la notizia che il sindaco di un paese a noi vicino si sia posto, e ben più gravemente abbia posto i suoi concittadini, la questione se sia ancora opportuno, dopo tanti anni, commemorare l'anniversario della liberazione d'Italia. Beh, io sono convinto che non solo sia opportuno, ma assolutamente e quanto mai doveroso commemorare i caduti della Resistenza, sulla quale, ricordiamolo, si fonda la nostra Repubblica. Commemorare oggi a beneficio di noi stessi e delle nostre coscienze. Commemorare sempre affinché a quelli che ci seguiranno venga tramandata la sola verità che faccia loro distinguere coloro ai quali gli italiani devono eterna riconoscenza da coloro che certo vanno ricordati
ma solo per il rispetto che tutti i morti meritano. Viva la Resistenza, viva l'Italia libera. Grazie.